Un saluto a tutti dal Criticone. Questo che vedete è un prodotto che mi è stato inviato dalla ditta Twains. Si tratta di una mandolina da cucina con lama a V. Questa qui è la lama a V che dice, diciamo, il titolo. E andiamo a vedere com'è fatta e apriamo la confezione. Allora, eccoci qui. Dunque, la particolarità dei prodotti Twins è che hanno le lame affilate come rasoi. Per questo ritengo che siano già in partenza dei prodotti molto buoni rispetto a quello che possiamo trovare nella concorrenza. Non lo dico per compiacere il venditore, ma lo dico perché li ho testati. Se voi andate a vedere le mie recensioni riguardo altri prodotti simili, potete riscontrare, la stessa cosa. Per quanto riguarda il funzionamento di questa mandolina, le cose che vedo di positivo rispetto alle altre mandoline da cucina che ho testato sono che intanto l'impugnatura è di gomma molto, diciamo, fa molto attrito, quindi vi rimane ben salda in mano. Qui sotto sono presenti dello stesso materiale due gommini che vi consentono di tenerla ferma sul piano d'appoggio e non vi consentono, diciamo, di farla, che quindi possa scivolare mentre state affettando. Altra cosa molto importante è che per sfilare, diciamo, questa parte qui, che è quella che andremo poi a cambiare ogni volta, potremmo andare qui sotto, nella parte sottostante appunto, e premere in questo spazio vuoto, in questo cerchietto, per estrarre la parte in plastica verde. A cosa serve cambiare la nostra superficie all'interno di questa mandolina? Allora, innanzitutto vi mostro come si rimette. Dovete far coincidere questo perno con questa parte qui frontale, dopodiché andata a scatto e è agganciata. Allora, a cosa ci serve? Allora, se adesso io andassi a tagliare un qualcosa su questa superficie e andrei ad effettuare delle fette molto fini, molto sottili, vedete qui? Ecco, se vado a togliere questo pezzo qui e vado a inserirne un altro, posso effettuare altre operazioni, ossia in questo caso qui le fette verranno tagliate in una fine julienne. Come vedete, le punte aderiscono perfettamente allo spessore, all'altezza di questa lama qui, e quindi posso effettuare, diciamo, un taglio differente. Ah, una cosa importante che non vi ho detto sul pezzo precedente di prima, ecco qua. Allora, un'altra cosa che non vi ho detto è che questa superficie qui, come vedete, è indicato 1,5 mm perché consente di effettuare fette di questo spessore. Andiamo a vedere gli altri oggetti che abbiamo a disposizione. Abbiamo un altro strumento che ci consente di fare, diciamo, delle fette un po' più larghe, rispetto a questo di prima che avevamo visto, ma otteniamo sempre un risultato simile a una julienne un po' più larga. Direi che forse è un taglio che somiglia più alle patatine che noi di solito facciamo fritte. Per quanto riguarda quest'altro, invece, è identico a questo che abbiamo visto prima, ma anziché essere da 1,5 mm è da 3,5 mm, come vedete. Quindi, se io andassi a metterlo nel nostro vano qui, scoprirei che lo spessore è molto più alto, vedete? Questo ci potrebbe essere utile se dobbiamo affettare, per esempio, delle melanzane o diciamo ortaggi che permettono di poter, diciamo, cucinare qualcosa di uno spessore maggiore. Questo è invece lo strumento che viene utilizzato per reggere, diciamo, gli ortaggi o comunque la frutta o quello che vogliamo noi per affettarlo. E perché viene usato questo? Viene usato questo perché, come vi ho detto prima, queste lame sono talmente taglienti che se ci passate il dito ve ne trovate un pezzo di meno. E come funziona questo strumento qui? Come vedete qua ci sono delle frecce che ci indicano il verso con cui noi dobbiamo andare a scorrere. Allora, ragazzi, adesso che lo sto provando vi posso dire che trovo che queste bande laterali qui vadano perfettamente a inserirsi in questo spazio qua.
E questa cosa è importante perché scivola perfettamente e non andate quindi a rischiare di averlo messo male e tagliare un pezzo dalla lama o rovinando le lame, ad esempio. Quindi io direi che anche questo è un componente che è stato pensato ed è stato studiato bene, per questa mandolina qui. Questo infine è l'ultimo pezzo, presente nella confezione. In cui potremmo andare a riporre le nostre lame. Come vedete c'è uno spazio apposito, potremmo andare a fare questo lavoro qui. Ovviamente ne entrano tre perché la quarta ce l'abbiamo sempre in macchina. E in definitiva abbiamo visto come ridurre al massimo i spazi inserendo le lame qua dentro e avendo sempre pronto il nostro strumento. E per concludere, ragazzi, io penso che questo sia un ottimo prodotto, e anche di dimensioni ridotte, perché comunque io ho altre mandoline che sono molto più grandi. Non è sicuramente una mandolina giapponese dove è possibile regolare la lama, non è una di quelle mandoline che ci consentono di regolare il diametro, queste cose qui, però posso dirvi che è un oggetto che secondo me può fare al caso nostro, funzionare funziona perché l'ho provato, taglia veramente bene, e io lo suggerisco vivamente. Secondo me è un ottimo prodotto per la cucina e anche, devo essere sincero, un buon prodotto per essere venduto, perché come vedete la confezione è carina e non fate assolutamente brutta figura.